Parliamo del mese di luglio del 2019, quando si è tenuto un concerto di beneficenza di Dirotta su Cuba, la popolarissima band, ve la ricordate, che negli anni 90 ha portato il funk in Italia. Bene, questo concerto è stato organizzato per poter raccogliere dei fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica, che è diretto dal dottor Valerio Cecinati. E il successo di questo concerto ha fatto sì che si siano potute comprare delle attrezzature e si sia potuta allestire una stanza. Viene definita stanza delle narcosi. Ne capiamo di più con una delle persone che proprio ha voluto fortemente e ha realizzato tutto questo evento, il notaio Paola Troise Mangoni, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Gabriella, grazie Ciao. Per avermi chiamata. Ciao Paola. Allora, questo concerto... Mi fa piacere parlare di belle notizie, scusami, perché siamo in un momento in cui... Viviamo tutti, no? Un po' di tensione, di paura e dobbiamo stare tutti attenti per la salute di tutti, ma sì, una è buona proprio notizia, così. Fa piacere darla. È ecco. Proprio così, e noi chiaramente manteniamo sempre alta l'asticella, no? Dell'attenzione, perché dobbiamo tutti noi anche utilizzare, soprattutto in questi giorni, delle precauzioni importanti. Anche per questo motivo noi adesso nei prossimi giorni realizzeremo sempre solo collegamenti telefonici, proprio per poter rispettare anche tutte le indicazioni del governo. Però la notizia bella di cui noi stiamo parlando è questa stanza delle narcosi, cioè una stanza che è stata allestita ad hoc per i bambini di oncoematologia pediatrica, sì, che permetterà loro di non essere trasferiti nel momento in cui devono essere addormentati. Quindi è una iniziativa bellissima e tu sei l'artefice insieme ad altre persone di questa riuscita iniziativa, che perché ha avuto un grandissimo successo. Possiamo dire, Paola, la cifra che avete raccolto? Sì, allora prima di tutto ti ringrazio per dire artefice, io sono stata solo il tramite tra l'associazione Music for Love e la città di Taranto, che ha risposto con grande entusiasmo, generosità e solidarietà. Detto ciò, noi il 18 luglio abbiamo raccolto in tutto 44.000 euro, di cui 34.000 di donazioni e costo dei biglietti e 10.000 donati dalla Onlus Coalizzati per Matteo. Mi piace ricordare che le organizzazioni di Music for Love sono tali che tutti gli incassi sono devoluti allo scopo benefico individuato e le spese dell'evento sono integralmente sostenute da Music for Love, che è rappresentata da Franco, Franco Nannucci. Esatto. Sì. Senti Paola, questa stanza quindi è stata naturalmente ideata, è stata realizzata, sono state comprate le apparecchiature, adesso diciamo è sì, pronta per è l'avvio. Pronta per essere utilizzata. Ecco. Ti dico pure, mi sono segnata un appuntino perché ovviamente io tecnicamente non ne capisco niente, ma il dottor Cecinati mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che i macchinari acquistati con questi 44.000 euro sono un lettino da sala operatoria, un respiratore, un monitor per i parametri vitali e un defibrillatore, che erano le attrezzature necessarie per poter anestesizzare, diciamo, i bambini. Ora la camera è pronta, non è stata materialmente ancora inaugurata perché lo dovevamo fare in questi giorni e le note vicende nazionali ci hanno un attimo bloccato. Probabilmente faremo una piccola, la chiamiamo inaugurazione per dare un tocco di gioia all'evento, ma non ci sarà nessuna festa, nessun brindisi, dolcetti e folla, ci sarà solo il primario, il dirigente della ASL e forse io a inaugurarla, laddove invece probabilmente nei prossimi giorni, laddove invece per ulteriori misure preventive dovessero decidere di non fare neanche questa piccola apertura, io mi sono sentita di dare libertà di iniziare a utilizzarla a prescindere da un'inaugurazione ufficiale, perché poi quello che ci interessa è la sostanza, che esattamente quindi possano usufruirne. Ecco, quindi poi noi, ecco, ci teniamo... avremo modo di festeggiare dopo, ma sicuramente loro potranno iniziare ad utilizzare perché hanno fatto i collaudi e quindi è operativa di per sé.
esattamente questa ciò che stanza. volevamo diffondere, cioè il fatto che adesso, dopo questa raccolta fondi, ecco, c'è poi la messa in pratica, per cui questa stanza sarà utilizzata. Senti Paola, noi siamo in chiusura. Io, volevo ricordare anche ai nostri radioascoltatori che si sta già organizzando l'evento 2020, che, Sì, l'evento 2020 è organizzato e già pronto e infiocchettato. È per il 17 aprile, sperando che le misure cautelative, diciamo, ci consentano di metterlo in opera, altrimenti si individuerà una una nuova data data. successiva, diciamo. Sicuramente l'evento prima o poi ci sarà. Tu ti ricorderai che quando ci siamo visti qualche mese fa, il dottor Cecinati mi chiedeva di raccogliere 60.000 euro per comprare uno strumento per lo studio delle alterazioni genetiche per la diagnosi dei tumori ematologici infantili. Abbiamo ampiamente superato questa cifra, ci attestiamo verso i 100.000 euro, quindi lo scopo è più che raggiunto. Si tratta solo poi di poterci godere quella bella musica e mettere in opera questo successivo acquisto. Che dire, questo rientra proprio esattamente in quello che è il titolo della trasmissione, Le buone notizie alla bella Taranto. Dobbiamo essere orgogliosi innanzitutto del tuo operato, ma poi della risposta dei tarantini. Grazie al notaio Paola Troise Mangoni. Senti Gabriella, io ti ringrazio tanto. Se ho 10 secondi, voglio Sì, dire grazie a tutti i assolutamente. medici in generale e per quanto riguarda quel reparto, alla sensazione di accoglienza, di conforto e di famiglia che fanno provare a tutti i genitori e ai bambini che purtroppo devono transitare da quel reparto. Grazie Paola, grazie anche per la tua Ti ringrazio sensibilità. tantissimo, grazie Gabriella. Buon lavoro, buon proseguimento, grazie.